Allora, volevo fare con voi sì, questi due o tre esercizi che sono proposti nelle slide, tanto per consolidare un po'. In questa settimana non ci sono argomenti particolarmente nuovi, no? È una settimana di consolidamento, vedrete anche nel laboratorio di oggi e di nuovo sui cicli. È una settimana di consolidamento prima di passare poi dalla settimana prossima a vedere altre cose, ad aggiungere materiale. Allora proverei a fare con voi, spendere la prima ora a fare un paio di esercizi. Il primo potrebbe essere questo, che chiede, ci richiede, no, questo esercizio, di scrivere un programma che calcoli la media degli esami, la media dei voti degli esami di un gruppo di studenti, con un modo abbastanza strano. Lui dice, guarda, supponiamo che tutti gli studenti che stai considerando abbiano lo stesso numero di voti, abbiano dato lo stesso numero di esami, cosa che assolutamente non è realistica, ma facciamo finta, no? È una specifica del problema. Il programma deve chiedere innanzitutto in input il numero di voti che tutti avranno. Quindi quanti voti hanno? Hanno tutti 5 voti, ok. Lo chiede, è un dato che chiede una volta sola e poi basta. E poi dovrà a questo punto acquisire i voti di uno studente, calcolare la media e poi passare allo studente successivo, di cui sa già ovviamente quanti voti avrà, perché quello è un dato unico per tutti, ma, non sa a priori quanti sono gli studenti in totale. E quindi dovrà chiedere ogni volta, c'è ancora uno studente da elaborare, oppure quello che, di cui mi hai appena inserito i dati è l'ultimo studente che devo considerare. Ok? Allora, alla fine l'algoritmo semplice è, nel suo cuore è fare una somma, però bisogna incasellarlo in modo che di somme in realtà ne dobbiamo fare diverse, una per ogni studente, calcolare una media diversa, no? E quindi proviamo ad analizzare un pochino come, no, risolveremo questo problema. Allora, come sempre mi aiuto, no, provando a fissare. Prendiamo un nuovo file, medie, esami, proviamo a fissare i ragionamenti che faremo. Allora, cosa devo fare? Quindi il testo mi dice, prima di tutto devi sapere quanti esami avranno dato questo gruppo di studenti. Quindi il primo punto sarà chiedi quanti esami hanno dato o devono essere considerati per ciascun utente, per ciascuno studente. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Questo lo possiamo, è un dato, un numero intero, che memorizziamo da qualche parte, quindi una variabile, possiamo chiamare n esami, memorizza in n esami, che deve essere allora, qualunque numero intero va bene? No, ci serve un numero intero che sia almeno pari a 1. Quindi maggiore o uguale a 1. Quindi, cos'è il valore? Il numero di esami. Dove lo salvo? In una variabile che si chiamerà n esami. E quali sono i vincoli per considerare valido questo dato? E questo è ciò che deve fare il primo blocco iniziale del programma. No? Ottieni questo valore. Poi avrò una seconda parte in cui acquisisci i voti e calcola le medie.
che detto così però è molto generale. Acquisisci i voti di chi, quando, come, calcola le medie, quali, cosa faccio, le stampo, eccetera. Allora, questo qua è un cappello che dobbiamo un po' andare a specificare meglio. No? Innanzitutto, noi avremmo due scelte. Visto che ho magari 4 voti e 10 studenti, idealmente potrei decidere, beh, prendiamo il primo voto di tutti i 10 studenti. Lo leggiamo. Analisi 1, tu quanto hai preso, quanto hai preso, quanto hai preso, quanto hai preso, eccetera. Analisi 2, tu quanto hai preso, eccetera, eccetera. Quindi chiedere lo stesso voto dello stesso esame alle 10 persone, 10 studenti. Oppure potrei dire, prendo uno studente, il primo studente, e gli chiedo quali sono i suoi voti, i suoi 4 voti che ha preso. Poi prenderò il secondo studente e chiederò i voti che ha preso. Poi prendo il terzo studente e chiederò i 4 voti che ha preso. No, perché noi alla fine abbiamo in mente una matrice, no? In cui magari nelle righe ci sono, proviamo a visualizzarcela in mente. No? Sulle righe ci sono i studenti e sulle colonne ci sono i voti. E dobbiamo leggere tutti questi dati qua e li possiamo leggere per righe, una riga, oppure per colonne. In questo caso cosa conviene fare? Allora, in questo caso purtroppo la scelta non sta a noi, ma è una scelta un po' obbligata che dipende da che cosa sappiamo già fare col linguaggio oppure no. Il problema è che noi sappiamo per ora lavorare con variabili singole, variabili semplici. Per cui un dato io nel momento in cui lo leggo lo devo usare. Perché poi quando sarò all'iterazione successiva e leggerò il secondo dato, sovrascriverò il dato precedente. Allora, se io leggessi prima tutti i voti, quindi uno dice, vabbè, l'esame 1, il primo studente ha preso 18, il secondo studente ha preso 25, il terzo studente ha preso 30, eccetera. Supponiamo che siano solo 3 studenti, ho detto prima 10, ma facciamone 3. Quando io leggo questi dati, che cosa me ne faccio? Nulla. Perché questo 18 che è il voto dell'esame 1 del primo studente dovrebbe far media con i voti dell'esame 2, sempre del primo studente, che nell'esame 2 lui magari ha preso 28, mentre l'altro, il secondo studente, è abbonato al 25 e il terzo studente questa volta gli è andata male perché ha preso solo 19. Allora, io cosa devo fare? Devo prendere il 18 e fargli media col 28. Il 25 fargli media col 25, il 30 fargli media col 19. Se io li leggo in quest'ordine, non ci riesco. Perché il 18 che leggo qua lo metterò in una variabile, ma questa variabile probabilmente è la stessa in cui metterò il 25. Una cosa che sarebbe comoda fare sarebbe fare la somma di questi voti qua, ma non mi serve niente, non è ciò che mi serve. No, se io facessi la somma, la media di questi 3 voti, otterrei il voto medio della classe, non la media dello studente su più esami, no? Che è una cosa che non serve, non è quello che ci stanno chiedendo. Il problema è che quando io arrivo a vedere questo 28, devo fargli media con un valore che avevo letto prima, ma non so dove l'ho messo, non so dove metterlo, non so come fare a ricordarmelo. Cioè, ce ne fosse uno solo, lo metto in una variabile. Ma visto che ce ne sono di più, come faccio a mettere il valore, tanti valori diversi nella stessa variabile? Allora, questo lo scopriremo la settimana prossima, quando cominceremo a vedere le liste. Ma per ora non lo sappiamo fare. Se noi dobbiamo fare la media tra il 18 e il 28, dobbiamo leggerli uno vicino all'altro. Quindi prima leggiamo tutti i dati dello studente 1, e ci facciamo la media. Quindi non usiamo questo schema, ma useremo uno schema diverso. Studente 1, voti dello studente 1, in cui lui avrà preso, abbiamo detto, 18 e poi 28. A questo punto posso calcolare la media.
man mano che leggo i voti posso fare la somma e poi alla fine ovviamente dividerò, no, per il numero di voti. E dopo che ho calcolato e stampato la media di questi valori, 18 e 28, non mi interessa più. E infatti posso passare dei voti di studente 2, che avrà preso, mi ha detto, 25 e un altro 25. Calcola e stampa la media di questi due. E idem per lo studente 3. No? Già ci siamo. Lo studente 3 aveva preso, abbiamo detto, un 30 e un 19. Ok, quindi questa parte qua no, non la sapremo gestire, non sapremo come calcolare la media, questa parte, questo svolgimento invece è più adatto, è anche quello suggerito dal testo se vogliamo, no? Il testo ci diceva quando si termina l'inserimento dei voti di uno studente il programma passa allo studente successivo, chiede se è necessario passare allo studente successivo. Quindi prima il primo studente, poi il secondo studente, eccetera. Ma al di là del fatto che lo testo è scritto così, e quindi dovremmo comunque farlo così, diversamente non sapremo come farlo. Allora, se seguiamo questo schema, vuol dire che noi stiamo ripetendo un blocco di operazioni per ciascuno studente. Quindi il programma visto dall'alto, visto da fuori, che cosa fa a questo punto? Itera, ripete delle operazioni per ciascuno studente. Prende uno studente alla volta e lo elabora. Poi passa allo studente successivo, dimenticando ciò che ha fatto su quello precedente, e lo elabora e così via. Quindi questo punto 2, no, che ho detto genericamente acquisisci i voti e calcola le medie, in realtà cosa dovrà fare? Dovrà ripetere per ciascuno studente delle operazioni, un blocco di operazioni. Ok? Quali operazioni ripeto per ciascuno studente? Allora, anche qua uso un pochino la convenzione del Python, rientriamo il testo e diciamo, ok, per ciascuno studente dovrò fare, leggi i suoi voti, e 2.2, calcola e stampa la media, non mi sto inventando niente, sto scrivendo qua ciò che abbiamo fatto sotto. Voti dello studente 1, prima leggo i suoi voti e poi c'è scritto calcolo e stampa la media. Però questo lo metto dentro, diciamo così, un ciclo che so che ripeterò tale e quale per i vari studenti. Poi c'è un altro passaggio che è 2.3, chiedi se ci sono altri studenti da elaborare. Se ci sono, continuerò, farò un altro giro, se non ci sono più mi fermo. Quindi qui stiamo in qualche modo immaginando, no, di una ripetizione, un ciclo. Da che cosa è governato questo ciclo? Chi è che decide se devo ancora andare avanti o no, se il ciclo deve ripetersi una volta, due, sette o un milione? Questa domanda qua. Quindi noi avremo bisogno di una variabile che in qualche modo tenga traccia del fatto che ci sono o non ci sono altri studenti da elaborare. La condizione deve essere una condizione logica, non può essere, non è un ciclo in cui sia noto a priori quante iterazioni devo fare, non lo so. Lo scopro facendo
e quindi avrò bisogno di una variabile che viene testata, diciamo così, all'inizio del ciclo, nell'istruzione while, e aggiornata nel punto qua che abbiamo chiamato 2.3. Cosa possiamo scegliere? Ma io vedo due opzioni possibili, no, per inventare una variabile di controllo, di governo di questo ciclo. Uno potrebbe essere una variabile logica, vero o falso, continua o non continuare. L'altro potrebbe essere una stringhetta, cioè a questo qua chiederò, chiedi, ci sono altri studenti, sì, no, SN. Allora quella variabile di tipo stringa che contiene S barra N può essere direttamente la variabile di controllo del ciclo, se vale S continuo, se non vale S, cioè se vale N, non continuo, esco. Ci sono queste due possibilità, quindi possiamo provare a scriverlo qua, la variabile di controllo che può essere una variabile che chiamiamo ancora di tipo booleano, oppure di controllo che può essere la risposta di tipo stringa. Quindi ad esempio stringa sì oppure no. Io così a naso preferirei la prima, ma è equivalente, no? Scegliamo una delle due e in entrambi i casi dovremmo ricordarci che una variabile, no, di controllo di un ciclo ha tre vite, no? Deve essere inizializzata, testata e aggiornata, sempre. Okay? L'aggiornamento ce l'abbiamo qua, il test ce l'avremo nel while e l'inizializzazione dovremmo chiederci qual è il valore iniziale da dare a questa variabile prima di iniziare la prima iterazione. Ok, quindi io scelgo questa. Scelgo questa semplicemente perché è il caso più generale. Se la condizione fosse più complicata, io con una variabile logica la catturo. In questo caso è una condizione molto semplice, una stringa è uguale a un valore oppure un altro. Quindi questo per descrivere meglio cosa vuol dire ripetere. Ripeto fino a quando una variabile logica che ho chiamato ancora non diventa falsa. E a questo punto il punto 2.3 lui dovrà aggiornare la variabile ancora in funzione della risposta. A seconda di cosa mi ha detto l'utente, ci sono ancora altri studenti o no, io devo impostare la variabile ancora a vero o falso in modo da poter permettere di passare allo studente successivo oppure no. Ok? Poi, se qua il voto fosse uno solo, avremmo più o meno finito. Leggi il voto, stampalo, stampa la sua media di se stesso. Ma purtroppo al punto 2.1 c'è scritto i voti, plurale. Quindi il fatto di leggere un insieme di voti non me la cavo con una sola istruzione. Dovrò leggerli uno a uno, questi voti. E beh, ci sarà un piccolo ciclo in cui devo leggere i voti. Tanto so quanti sono, perché sono n voti che avevo letto prima, n esami che avevo definito prima. Quindi, devo ripetere n esami volte la lettura di un singolo voto. Questo è nel punto 2.1. Quindi nel punto 2.1 in realtà che cos'è? Un ripeti per
n esami volte, che cosa? È l'operazione 2.1.1, leggi un voto. Ripeti per n esami volte, vorrà dire che io avrò una variabile di controllo che va in un range da 0 a n esami e mi permetterà di ripetere un numero predefinito di volte il corpo di questo secondo ciclo annidato. Chiaramente il ciclo di cui stiamo parlando al punto 2.1 è un ciclo interno al ciclo di prima di cui parlavamo al punto 2, no? Ciclo annidato all'interno dell'altro. Se noi avessimo preso questa parte, okay, e messa in una pagina vuota, in un file a parte, l'avremmo potuto risolvere ovviamente creando il ciclo, facendo la lettura dei dati, la media, eccetera, senza sapere, senza curarci, senza preoccuparci del fatto che questo ciclo qua, del punto 2.1, fosse all'interno di un ciclo più ampio. Ok, quando noi siamo concentrati su una parte del programma, l'importante è sapere cosa deve fare quella parte del programma, non se viene inserita in un contesto più ampio in cui viene ripetuto più volte, oppure c'è un condizionale che decide che a volte deve essere fatta, a volte no, eccetera. Cioè, dobbiamo riuscire proprio a andare per gradi, ad aprire, no, uno per volta i vari contesti in cui lavoriamo, e quando ci focalizziamo su una parte non ci confondiamo sul resto. Questo è un ciclo che abbiamo creato perché abbiamo più studenti, questo è un ciclo che abbiamo creato perché ogni studente ha più voti. Punto. E proviamo a metterci, allora a questo punto, beh, questo è facile, sarà probabilmente un ciclo for perché abbiamo il numero di iterazioni già noto, quindi facciamo più in fretta a scriverlo come ciclo for. E invece nel punto 2.2, che poi alla fine è il cuore, no? Tutto il programma cosa deve fare? Stampare le medie. Quindi finora abbiamo fatto castelli intorno per permettere di arrivare lì. Adesso questo signore qua come fa a calcolare la media? Eh beh, la media è somma dei voti diviso numero di voti. Quindi sarà qualcosa come somma voti diviso numero esami. È bello, solo che somma voti non so cosa sia. Cos'è somma voti? Somma voti, chi lo calcola? Chi me lo dà? In modo che l'input 2.2 possa farlo. E il compito di calcolare somma voti è del punto 2.1. Che non è che legge i voti perché gli piace leggerli, ma gli piace legge i voti per calcolare la somma voti degli stessi. Cioè lo scopo del punto 2.1 è proprio quello di avere la sommatoria dei voti di uno studente. Quindi lo studente l'ho scelto, inizio a leggere i suoi voti, so quanti sono, e alla fine cosa mi serve di tutto questo? Solo la loro somma. L'unico dato che mi serve in uscita da ciò che farò dentro il punto 2.1, che non è finito, è il valore della sommatoria. E quindi vorrà dire che dopo che ho letto il voto, di cui me ne posso fregare, nel senso che il voto non mi serve ricordarmelo, ma mi serve sicuramente aggiornare la somma di voti di questo studente. Quindi la somma di voti sarà anche questa una variabile aggiornata dentro un ciclo, e tutte le variabili aggiornate dentro un ciclo devono essere inizializzate prima del ciclo, o almeno devo pensarci. E quindi, poiché 2.1 deve calcolare somma voti, devo fare una sommatoria di valori che leggo, inizializzo il valore di questa sommatoria, di questo accumulatore, a 0.
prima di iniziare a leggere i numeri. Quindi lo faccio qua. Inizializza, ad esempio, somma voti a 0. Ho chiamato il punto 210 perché devo tornare indietro, no? No, devo far qua, no, aspetta un attimo. No, no, no. Ecco, qua sarebbe sbagliatissimo perché metto somma voti a 0, leggo un voto e poi aggiorno somma voti. Poi leggo il voto successivo, ma rimetterei a 0 la somma, quindi ogni volta mi dimentico della somma dei voti precedenti. Questo va messo prima, qua, prima della ripetizione. L'inizializzazione va fatta prima dell'inizio del ciclo. Adesso qua sto scrivendo in italiano, quindi è un po' ambiguo. Quando scriviamo codice poi ovviamente diventa più chiaro. Prima dell'inizio del ciclo aggiungerei subito prima dell'inizio del ciclo. Cioè questa somma voti è una variabile, che è un valore che inizia a servirmi qua. Perché mi serve qua? Ma perché devo poterlo aggiornare qua. E quindi mi serve che sia, poiché la devo aggiornare dentro questo ciclo, deve esistere già prima. E finisce di servirmi qua. Una volta che l'ho usata per fare la divisione, non mi serve più. Poi però passerò allo studente successivo e per lo studente successivo rifarò di nuovo lo stesso lavoro calcolando la sua somma voti. E ovviamente quando calcolerò la somma dei voti dello studente 2 non devo ricordarmi la somma che avevo calcolato per lo studente 1, devo ripartire da 0 ogni volta. Quindi è fondamentale che questo valore che sto calcolando dentro questo ciclo venga inizializzato ogni volta che sto per ripartire con quel ciclo. Sarebbe sbagliato metterlo qua. Qua. Sulla riga 4, questo blocco qua, inizializza somma voti 0. Perché sarebbe comunque un'inizializzazione di una variabile fatta prima del ciclo, sì, ma verrebbe fatta una volta sola. Se la mettessi nella riga 4, una volta sola all'inizio, quindi col primo studente calcolo i suoi voti normalmente, ma quando passo al secondo studente sommerei il primo voto del secondo studente alla sommatoria dei voti del primo. Non devo zerare. Magari in altri contesti mi serve, in altri contesti mi serve tenere traccia della somma di tutti, ok? Allora a quel punto non lo vado ad azzerare ogni volta. In questo contesto invece mi serve azzerarlo. Quindi non c'è la regola rigida che dice devi metterlo qua. Dipende cosa devi calcolare. E qua abbiamo finito. L'unico dettaglio a cui dobbiamo ancora pensare è che qui c'è una divisione. E siamo sicuri che questa non sia una divisione per 0? Sì, siamo sicuri che questa non è una divisione per 0 perché prima il punto 1 mi ha promesso che annesami fosse maggiore di 1. Allora, poi adesso dovremmo scrivere del codice che mantenga quella promessa. Però se la promessa, la specifica del punto 1 è dammi un valore che ha queste caratteristiche, io da qui in poi posso dare per scontato che siano verificate quelle caratteristiche. Ok? Allora, da questo punto in avanti, diciamo così, il ragionamento è finito, si tratta di scrivere il codice. Abbiamo deciso come ci serve costruire i cicli, quali variabili usare, eccetera. Quindi il punto 1 mi dice chiedi quanti esami posso andare avanti da un passo alla volta. Quanti esami possono essere considerati per ciascuno studente? Memorizzo il numero di esami. Allora, la versione più semplice di questo è n esami uguale int input quanti esami? Ci sono?
Questo chiaramente funziona se l'utente inserisce un valore corretto, perché non fa nessun controllo. Se il punto 1 dice guarda che deve essere maggiore di 1, allora bisognerà fare almeno controllo. Quindi il tipico modo che avevamo è di dire vediamo se numero esami fosse per caso non valido, quindi minore di 1, rifacciamo la richiesta. Quindi while n esami minore di 1, lo ripetiamo. Valore non valido e lo richiedi. Qui ci ho messo questo while che mi fa da sbarramento, un muro. Muro che potrò superare solo se riuscirò a rendere falsa quella condizione, altrimenti rimango bloccato lì per l'eternità. E quindi alla riga 10 sono sicuro che n esami non è minore di 1, quindi maggiore o uguale a 1. Ciò che non sto facendo è controllare la validità dell'input, quindi che ci siano dei numeri interi, che non dia errori di lettura, però questo, come vi dicevo, dobbiamo avere pazienza, impareremo a farlo verso le ultime settimane. Quindi proviamo a vedere questa parte di programma, quanti esami ci sono? 0 mi dice che è un valore non valido, meno 7 mi dice che è un valore non valido, 3 mi dice che non dice niente perché va avanti. Ok, punto 1 l'abbiamo fatto. Passiamo al punto 2. Allora, il punto 2 abbiamo visto che implica gestire un ciclo per ciascuno studente. Quindi proviamo a impostare un ciclo per ciascuno studente che sia basato su una variabile di controllo logica, booleana, ancora, ho chiamato ancora. E allora farò while ancora, fai cose. Questa variabile logica ancora, se è vera mi dice devo ancora processare uno studente, se è falsa mi dirà non devi più processare nessuno studente. Io avrei potuto scrivere ancora uguale true, forse per qualcuno poteva essere più chiaro, ma in realtà è assolutamente inutile, perché ancora uguale true è un'espressione logica che l'espressione stessa vale true se ancora era true, vale false se ancora era false. Quindi il valore finale di questa espressione coincide esattamente col valore che aveva la variabile ancora. Quindi confronto con true si può omettere. Se uno dovesse fare un confronto, non in questo caso, con false, if variabile, che so, tipica variabile tipo done, no? Ho finito, if done uguale false, anziché scrivere uguale false, normalmente abbiamo l'abitudine di scrivere while not done, no? Perché se not di una variabile false è true e quindi va, rende vera la condizione del while. È anche più facile da leggere. Variabile che abbiamo, dobbiamo ovviamente inizializzare prima dell'inizio del ciclo, ha un valore che mi obblighi a entrare nel ciclo. È un po' un abuso, no? Cioè, la prima volta mi chiedi ancora, ma ancora di che? Non abbiamo ancora fatto niente. Vabbè, dai, facciamo finta di niente. Dammi un valore che mi faccia entrare nel ciclo, poi alla fine, quindi questo è un valore fasullo, e poi alla fine della prima iterazione ci sarà poi un valore che ha un senso. Mi dico da solo che la prima volta va fatta. E poi le volte successive lavoro questo. Fatemela mettere qua sotto. Chiederò all'utente
risposta uguale input, ci sono ancora studenti, tra parentesi mettimi un sì o un no, e sulla base della risposta dell'utente, if risposta fosse sì, allora ancora diventa true, altrimenti ancora è falso. Qui di nuovo l'ho scritto senza nessun controllo, nel senso che se l'utente mi risponde T o asterisco, boh, non funziona sta roba, no? Non è con... Però la logica è questa. Poi adesso andremo a irrobustirla per gestire i casi in cui l'inserimento non sia corretto. Quindi questo ciclo vive. Parametri di controllo logica, inizializzata, aggiornata. Aggiornata come ultima cosa dell'iterazione. Quindi faccio il mio lavoro e poi come ultima cosa preparo il valore per l'iterazione successiva. Per ora qui non ho ancora messo nulla, non ho ancora messo un corpo del ciclo, no? Ho impostato il ciclo, poi ci occupiamo del contenuto. Quindi vediamo se è vero che funziona, rifacciamo un run, in questo caso diciamo ci sono 3 esami, e lui mi chiederà, ha letto i dati del primo studente, ci sono ancora studenti sì, ci sono ancora studenti sì, ci sono altri studenti sì, no, ed esce. Quindi questo meccanismo, al netto del fatto che funziona solo se metto esattamente una S maiuscola o una N maiuscola, fa quello che vogliamo. Vabbè, lo sistemiamo dopo questo, passiamo a completarlo e poi ricordiamoci, mettiamoci da solito to-do, gestire i casi di risposte non valide. Ok, a questo punto abbiamo lasciato indietro questi punti 2.1 e 2.2, che sono relativamente semplici. Il punto 2.1 era questo qua, adesso lo riporto sopra. Dove abbiamo detto a questo punto inserisci i voti dello studente somma voti uguale 0, abbiamo detto lo inizializziamo e poi ripetiamo l'operazione di lettura range n esami. Cioè io so che la lettura dei voti di uno studente va ripetuta esattamente n esami volte e quindi posso usare un ciclo for con un range intero tra 0 e n esami meno 1. E lì è una variabile di controllo che mi conta 0, 1, 2, 3, 4 quanto sto leggendo. Quindi potrò chiedere il singolo voto numero i più 1 uguale, scusa, me lo converto in intero, cioè, potrei semplicemente chiedere input voto, però per far capire un po' meglio gli scrivo voto numero 1, voto numero 2, voto numero 3, usando il valore di i che si incrementa da solo, però mettendo più 1 per ragioni estetiche, perché il primo voto si è chiamato voto numero 1 e non voto numero 0. I parte da 0, ma la stampa, la print, la facciamo partire da 1. E a questo punto la somma voti non farà altro che aggiornarsi sommando il valore del voto appena letto.
Quindi ho qua due variabili che stanno vivendo dentro il ciclo, la i che uso come contatore delle iterazioni e la somma voti che accumula i valori via via letti. Della i non ce ne frega niente, della variabile voto non ce ne frega niente quando sarà finito questa parte di ciclo. Vedete che voto la creo qui e la uso qui e poi me ne dimentico. Non è una variabile che sopravvive all'iterazione. L'iterazione successiva, il valore vecchio di voto, non viene usato. No? La creo prima di usarla. Quindi non è una variabile particolarmente critica dal punto di vista della gestione. Non va inizializzata fuori dal ciclo, non ci serve. Perché tanto ad ogni iterazione la ricreo nuova. La reinizializzo dentro il ciclo. Mentre invece somma voti viene letta prima di essere modificata, no? Prima calcolo questa espressione e poi l'aggiorno, quindi è una variabile che va inizializzata prima. La variabile voto appunto alla fine dell'iterazione, dopo che ha fatto il suo compito di essere aggiunta a questa sommatoria, la posso dimenticare e posso passare a usare invece per il calcolo della media la formuletta magica che mi dice che la media è uguale a somma voti diviso n esami. E quindi print la media è questa. Allora, ci siamo anche accorti che mentre ragionavamo su questa parte qua, ci siamo dimenticati di ancora, del sì barra no. Ma davvero, sono sicuro, non ci ho pensato minimamente mentre ragionavamo su questa parte. Ok, il nostro cervello è in grado di tenere a mente 5-6 cose diverse contemporaneamente, non tutto. Allora, ci siamo concentrati su questa parte qui, l'abbiamo fatta funzionare. Poi ci ricordiamo che è inserito dentro una cosa più ampia, ma che abbiamo già fatto, abbiamo già scritto, abbiamo già verificato che funzioni. Quindi cercate proprio anche nel lavorare di non confondervi e essere chiari a voi stessi su quale parte state lavorando. Poi il prossimo argomento che vedremo è quello delle funzioni, che ci permetterà proprio anche strutturalmente di isolare le varie parti. Ma prima di tutto bisogna farlo mentalmente. E tutto questo blocco è come fosse una scatola nera ai fini del ciclo più esterno e lui lavora, il suo funzionamento è indipendente da che cosa fa il ciclo più esterno. Ok, vediamo se il tutto funziona. Quindi abbiamo detto ci sono, quanti erano? Due esami e tre studenti, no? Quindi due esami. Studente 1 ha preso un 18 e un 28, la media vale 23, ci sono ancora studenti? Sì. Lo studente 2 ha preso due volte 25, la media senza grosse sorprese è 25, c'è un terzo studente che ha preso un 30 e un 19, la sua media è 24,5, ci sono altri studenti? A questo punto no. Quindi ho messo i voti del nostro esempio di prima. Questo lo posso togliere perché l'abbiamo riportato di sopra. Ok? Allora, i punti critici come sempre sono, questo esercizio fa due cose, questa somma
e questa divisione. Tutto il resto è meccanismo per farli eseguire nel modo giusto, con i valori giusti, il numero di volte giusto. E questi, in questi meccanismi devo fare attenzione appunto alle variabili che uso. Se le uso dentro il ciclo devono essere inizializzate, questa è una, questa è un'altra, al valore corretto. Se leggo un dato devo essere sicuro che questo dato sia valido, come ho fatto qua. Sotto non l'ho ancora fatto, dobbiamo ancora sistemarlo, ricordiamoci. Noi abbiamo una input qua che abbiamo protetto. Qui abbiamo un'altra input che non abbiamo protetto, per cui se uno per alzarsi la media dice che ha preso 106 a un esame, questo programma lo accetta bellamente, e poi quest'altro input non l'abbiamo ancora verificato. Questo lo possiamo aggiungere col solito meccanismo, leggo un dato e poi ho un ciclo while che nel caso in cui il dato non sia valido lo ripete. Ma a questo punto di nuovo è una modifica locale. Quando io leggo il voto e devo controllare che il voto sia giusto, dovrò creare un ciclo while che se il voto è minore di 18 o maggiore di 30 me lo richiede di nuovo. Quindi in qualche modo sto creando un ciclo while annidato dentro un for che è annidato dentro un while. Va bene. Ma in realtà nella mia testa quello che sto facendo è sto controllando questa input. Quindi il resto dell'universo svanisce, sfocato nella mia mente, mi concentro semplicemente su questa cosa qui. Ah, questo input non è protetto, allora verifichiamolo. Se voto fosse minore di 18 o voto fosse maggiore di 30, devo richiederlo. Voto errato e lo richiedo replicando tale quale questa istruzione. Queste quattro righe per me sono un tutt'uno, sono una cosa atomica, no? Leggo il dato, lo leggo controllandolo, ok, e per controllarlo serve un ciclo, e vabbè, mettiamo questo ciclo, ma questo ciclo è dentro un altro ciclo, ma vabbè, chi se frega, non ti deve preoccupare, non devi pensare a tutte le interazioni tra le varie parti contemporaneamente. E la stessa cosa faccio sotto. Ci sono ancora studenti? Sì o no? Allora, innanzitutto io una cosa che potrei fare è dire, senti, mettiamola in maiuscolo. E magari togliamogli gli spazi. Come già, non è trim, è strip. E poi controlliamo se risposta, anzi while, se risposta fosse diverso da no, da sì, e risposta fosse diversa da no, allora la ripeto, ripeto la domanda. Attenzione a questo end, eh? Non è oro, è end, giusto? Sì. Perché se la risposta è diversa da sì e diversa da no contemporaneamente, allora vuol dire che è qualcosa di diverso. Se mettessi or, questa cosa sarebbe sempre vera, questa condizione del while sarebbe sempre vera. Perché se io inserisco s, è vero che non è diverso da s, ma è diverso da n. Quindi una delle due sicuramente sarà sempre vera. E rimarrei bloccato qua per sempre, no? Qui sto scrivendo una condizione che mi va a verificare il dato errato. Se scrivessi la condizione con una if che mi va a controllare se il dato è giusto, scriverei if risposta uguale uguale a s, or risposta uguale uguale n, perché mi basta che sia uguale all'uno o all'altro, non potrà mai essere contemporaneamente uguale a sì e uguale a no. Quindi facciamo sempre attenzione sulle condizioni composte a che cosa scriviamo.
Allora, a questo punto, lo stesso programma funziona esattamente nello stesso modo, ma in più controlla i dati. Quindi abbiamo detto 3, voto numero 1, se io scrivo 2, dice che non va bene, vuole almeno 20. Così se scrivessi 31 non va bene, ma 30 lo prende. Quanti voti erano? Quanti ho detto? 3? 21. Mi stampa la media, ci sono ancora studenti, T, mi rifà la domanda finché dico o un sì o un no, anche minuscolo. Ma queste sono un po' le cornicette che facciamo alla fine del foglio, no? Gli abbellimenti, i fiorellini, che non ci cambiano nulla a livello di ragionamento, di algoritmo, semplicemente rendono completo un programma. Chiaro che un programma è doveroso che controlli i dati che riceve prima di usarli alla cieca. Quello che vi chiedo è di pensarci come quando farete gli abbellimenti, come ultima cosa. Perché altrimenti se va a complicare il codice, aggiungendo in questo caso un livello di ciclo in più, che se non ho ancora ben chiaro in testa l'algoritmo, me lo rende ancora più confuso. Quindi prima risolviamolo nel caso semplice in cui non ci siano troppi casi particolari da gestire. Poi via via li possiamo aggiungere, ma a questo punto l'algoritmo è già solido. Quando abbiamo fatto queste cose qui, non siamo più andati a rimettere in discussione il calcolo della media, la divisione per zero o gli aspetti algoritmici che abbiamo verificato prima. E abbiamo detto, guarda, ci sono delle input, andiamo a verificare che siano corrette, punto. Quindi questo to-do l'abbiamo fatto. Ok? Oh, poi questo ovviamente si può scrivere in 100 modi diversi. A me è venuto in mente questo, ma l'altro poteva essere anche risposta in SN. L'avevamo usato per le vocali, una cosa di questo genere, no? Erano solo due, mi è venuto in mente di elencarle, ma fossero di più i casi, faccio prima così. Ma ok. Dubbi, domande su questo? Allora, passo a fare un altro che invece è di un tipo completamente diverso, che è questo qui. Calcoliamo pi greco. Come potremmo fare a calcolare pi greco? Beh, potremmo prendere il Giotto che è in noi e disegnare un cerchio perfetto alla lavagna. Ok? Iscritto in un quadrato. E poi cominciare a lanciare freccette. Oppure proiettilini, quelli di carta, che li lanciano con la cannuccia della matita B, no? Alla cieca. Questi proiettili possono cadere fuori dal quadrato e allora li ignoriamo. Dentro il quadrato o dentro il cerchio che abbiamo disegnato. Se spariamo alla cieca, ogni punto del piano, in particolare ogni punto interno al quadrato, sarà equiprobabile. Allora, se tutti i punti sono equiprobabili, il numero di proiettili che finisce dentro il cerchio rispetto al numero di proiettili che finisce dentro il quadrato sarà uguale al rapporto tra l'area del cerchio e l'area del quadrato. Ok, i proiettili dentro il cerchio stanno ai proiettili dentro il quadrato come l'area del cerchio sta all'area del quadrato. Se ovviamente gli spari sono totalmente uniformi, se non, se c'è il vento che tira a sinistra non va bene. Allora noi potremmo usare questa semplice proprietà
per calcolare appunto questo rapporto di aree. Io genero dei numeri casuali che simulano, diciamo così, il lancio del proiettile, ne genero tanti, e per ciascuno mi chiedo, questo numero cade dentro il cerchio? E alla fine farò il rapporto tra i numeri che cadono dentro il cerchio e la quantità di numeri che ho generato. Per sapere se cadono dentro il cerchio, vabbè, mi ricordo l'equazione della circonferenza. X al quadrato più y al quadrato uguale 1. Dentro il cerchio minore uguale 1. E quindi calcolo il rapporto, stimo con una simulazione casuale il rapporto tra le due aree. Poi con due passaggi di algebra da lì ricavo pi greco. Perché se ho un rapporto tra due aree, allora l'area del quadrato vale 4, perché quello lì che ho disegnato da meno 1 a 1 ha lato 2. Se io, conoscendo l'area del quadrato che vale 4, ricavo l'area del cerchio, o meglio, so il rapporto tra l'area del cerchio e l'area del quadrato che mi arriva dai proiettili, e quindi ricavo l'area del cerchio. Poiché l'area del cerchio è pi greco r quadro, r vale 1, no? Qua, di quel cerchio, e quindi l'area del cerchio numericamente sarà uguale a pi greco. Questo in teoria, vediamo se funziona davvero. Questo modo di risolvere i problemi è chiamato metodo Monte Carlo, dal casinò di Monte Carlo, chiaramente, no? Che è basato su tirare fuori dei numeri casuali, come la ruota del casinò, e poi sulla base di ciò che esce, no? Decidere. Diciamo che a fare questo si perdono meno soldi che al casinò vero e proprio. Allora, proviamo un po' a vedere il nostro pi greco di Monte Carlo. Allora, cosa abbiamo detto? Come prima cosa dobbiamo generare tanti valori casuali. Quindi prima di tutto decido quanti punti generare, punti casuali generare, casuali. E lo possiamo chiamare n punti, perché non abbiamo mai tanta fantasia. Poi a questo punto, per ciascun punto, genero le coordinate e decido se è dentro o fuori dal cerchio. Quindi genera le coordinate xy, casuali nel range da meno 1 a più 1, e verifica se cadono, se il punto cade all'interno del cerchio, aggiornando, che ne so, il numero di interni. Quindi avrò il numero di punti totale e poi sparo dei numeri casuali e ottengo il numero di punti interni che sono caduti all'interno. Questo ovviamente, questo blocco qua, genero le coordinate e verifico che sono all'interno, devo metterlo dentro un blocco in cui ripeto per n punti volte. Solo dopo che ho generato tanti punti potrò fare i calcoli che a questo punto posso fare che scrivere, che
che l'area del quadrato è uguale a 4, l'area del cerchio stimata dal nostro Monte Carlo, abbiamo detto che è proporzionale all'area del quadrato, il fattore di proporzionalità è il rapporto tra punti interni e punti esterni, quindi sarà area quadrato per numero interni fratto numero punti. E quindi pi greco dovrebbe avere questo valore numerico. Diviso R quadro, ma R vale 1. Allora, proviamo a mettere N punti, facciamolo decidere l'utente. N punti, int, input, ripeti n volte è facile, for i in range n punti, genero le coordinate casuali, adesso dovrò andare a ricordarmi la libreria random che cosa mi fa fare, che funzioni ci sono, verifica se il punto cade, quindi sarà un x uguale qualcosa e un y uguale qualcosa, che andiamo un attimo, tra un attimo a guardare la libreria random, e verifico se il punto cade all'interno del cerchio, quindi abbiamo detto se x alla seconda più y alla seconda minore o uguale 1.0. Allora aggiorna il numero di interni. N interni uguale n interni più 1 interni. Quindi x è compreso tra meno 1 e 1, y è compreso tra meno 1 e 1, ma la somma dei loro quadrati sarà compresa sicuramente tra 0 e radice di 2, ma è anche minore di 1. N interni lo sto incrementando qua, è una variabile che sto incrementando all'interno del ciclo e quindi devo ricordarmi di inizializzarla. La inizializzo prima dell'inizio del ciclo. Allora, come faccio a generare dei valori reali casuali nel range da meno 1 più 1? O mi posso ricordare che c'è una libreria random che posso importare e c'è una funzione, ad esempio, a random.random che restituisce un valore nell'intervallo tra 0 e 1. L'abbiamo già usata. A me serve tra meno 1 e 1. Mi arriva tra 0 e 1, cosa devo fare per prendere l'intervallo 0 e 1 e espanderlo? Posso moltiplicarlo per 2 e sottrarre 1. Quindi un valore compreso tra meno 1 e 1, scusate, tra 0 e 1,
lo moltiplico per 2, quindi mi dà l'intervallo da 0 a 1, lo trasformo nell'intervallo da 0 a 2, meno 1 lo trasformo nell'intervallo shift a sinistra, no? O trasla a sinistra, e mi dà l'intervallo tra meno 1 e 1. Quindi avendo la funzione random che restituisce un valore nell'intervallo 0 a 1, io posso trasformarlo in qualunque intervallo, basta moltiplicare per l'ampiezza dell'intervallo che mi interessa e sommare il valore iniziale del punto iniziale dell'intervallo, del valore dell'estremo minimo dell'intervallo. In questo caso è negativo, quindi ho fatto meno 1. C'è anche, se uno va a cercare, una funzione, sempre nella libreria random, che si chiama uniform, che mi dà un valore casuale già direttamente reale nell'intervallo tra A e B. Noi avevamo visto una funzione che chiamava randint, che mi dava un valore intero compreso tra due estremi, che era chiaramente una... era calcolata a partire da random di base. Quindi, volendo, potrei usare, se mi ricordo che esiste, questa funzione uniform che mi dà un valore casuale uniformemente distribuito tra meno 1 e 1. È la stessa cosa, eh? L'ho scritto in modo diverso, ma in realtà uniform dentro fa quella cosa di prima. Non è che cambi molto. Io la x l'ho calcolata in un modo, la y nell'altro, per far vedere che si possono usare funzioni diverse, ma random da sempre tra 0 e 1 e quindi lo devo adattare. Uniform ha due parametri A e B e quindi posso già specificare esplicitamente il punto di partenza e il punto d'arrivo. Se volete leggere di più basta andare su questo link e te la spiego. E alla fine ti dice, tu guarda, è la stessa cosa che fare questo. Valore minimo più ampiezza per random, che era quello che abbiamo fatto prima. Quindi. Allora, se è così, possiamo provare a calcolare il nostro pi greco. Se io metto 10 punti, sto calcolando 10 valori casuali, e con pi greco vale 3,2. Proviamo a mettere 100 punti, 3,16. Se rimetto 100 punti ovviamente può variare, in questo caso è venuto un po' sfigato, 3,32, come tutte le cose basate su fattori casuali, però la cosa comincia a diventare seria se comincio a mettere un numero di punti elevato. Beh, proviamo 50.000. Con 50.000 gli errori tendono un pochino a... non ad annullarsi, ma a compensarsi, e quindi abbiamo un valore più 200.000. Cioè questa volta ci è andata male. Insomma, due cifre decimali riusciamo a beccarle spesso. A volte lo sballa, perché ovviamente i numeri casuali tali sono, quindi non li posso obbligare a darmi la distribuzione che mi serve. Adesso noi sappiamo a memoria 3, 4, 5 cifre decimali, no, di pi greco, perché le usiamo nei calcoli, eccetera. Ma se non lo sapessimo avremmo comunque un ordine di grandezza. In questo caso, no, questo algoritmo calcola una quantità che è già stranota. Però l'approccio può servire per calcolare, per simulare dei fenomeni che non siamo in grado di calcolare in modo esatto, ma un approccio di questo genere ci può dare un'idea. No? Ad esempio su alcune funzioni, il calcolo di integrali, di alcune integrali definiti, no? Di alcune funzioni complicate, si può fare, spesso si può fare con metodi di questo genere, metodi statistici.
più lo faccio girare, più tempo ci dedico, più preciso sarà il risultato. Ovviamente è tanto preciso quanto è davvero uniforme il generatore di numeri casuali. Se il generatore di numeri casuali avesse delle preferenze per numeri di un certo tipo, allora cade, no? Cascherebbe l'ipotesi di base che il rapporto tra i proiettili interni e i proiettili esterni sia uguale al rapporto tra le aree. Facciamolo girare per 10 milioni di volte, vediamo che cosa ci tira fuori, magari ci tira fuori 7. Dai. È abbastanza, non so se sia proprio tutte le 14, 15, fino qua c'ero. Questi tre secondo me sono sbagliati, se non ricordo male. È un 9, 2, 6, no? Dovrebbe essere un 9 al posto del 6. Ovviamente non lo so a memoria, ma ovviamente la libreria matematica lo sa quanto vale pi greco. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 e noi eravamo arrivati a 1, 4, 1, 5, 6, 2, 8. Vabbè, abbiamo una precisione di una parte su 10.000, 10 alla meno 4. No? Ok? Ok, l'ultimo esercizio che però facciamo dopo l'intervallo invece sarà questo, in cui dobbiamo gestire una mano di blackjack in cui anche il computer giochi questa volta, no? E cerca di batterci. Facciamo un intervallo e poi ci dedichiamo a questo problema più serio.